Ciao ragazzi, bentornati in casa, sono qua con mio amico Bruno, ciao Giorgione, a e siamo a Vicenza Oro, giusto? Sì, a Vicenza appena Oro. Partita. Esatto, primo giorno, vi portiamo un po' in giro per gli stand, noi abbiamo già fatto un giro, ma niente, cominciamo. Vlog in italiano, dai, sei contento? Sì, contentissimo. Dai, bella. Bello, cosa abbiamo? Si può fare o non si può fare? Sì, si può fare. Dai, cosa abbiamo? Ci siamo. Dai, che coppia, bello. Sarà difficile per l'altezza, però ce la facciamo, dai. A prestissimo, adesso andiamo a farvi vedere un po' la fiera. Ciao! Dell'HC, l'Academy degli Orologiai e Creatori Indipendenti, e ci sono oggi quattro marchi che vi porto con un po' di video. È una parte un po' diversa dal resto della fiera, che invece è legata al vintage. In questo caso abbiamo invece semplicemente dei creatori, quindi che producono tuttora orologi, e in due casi non da pozzo, che però sono secondo me molto giusti accostati al vintage, nel senso che hanno una grande storia da raccontare e un prodotto molto interessante, per cui insomma incarnano la passione, incarnano una cultura e meritano di essere scoperti tanto se non di più di tutto il resto della fiera. Sei contento della fiera? Molto soddisfatto, molto contento, ma domani saremo ancora più contenti. Andrea, devi spingere. Assolutamente. Allora, siamo qua con due persone che ho incontrato oggi in fiera. Che ve ne pare della fiera? Liberi, potete dire qualsiasi cosa. Ma è interessante. Come tu no? Interessante, molto, molto simile all'anno scorso, quindi avrei modificato qualcosina per renderla un po' più, okay, tipo? Un po' più interessante, ma diciamo che... Non so, vedo meno espositori, cioè sì, ho l'impressione che siano meno espositori rispetto all'anno scorso, okay. Quindi non so, la prima impressione, non so, avrei creato qualcosa di un po' più... Ok, senti, io avevo un'idea invece, chiedere a ogni commerciante di parlare di un pezzo, di qualcosa di particolare, perché non penso che tutti siano qua per comprare, sono forse più per conoscere, per raccontare, sì, per vendere, insomma. Come lo vedi? Vedi che possa distogliere o qualcosa che può funzionare? No, secondo me è una cosa che può funzionare. Dai, speriamo. Magari è un problema. Sei contento? Sì, molto. Sei contento? Puoi anche parlare normale. Molto, comunque sono molto contento, rimane quello. Allora, presentati. Giulio Chiossone, piacere. Okay. Piccolo venditore di orologi. Però grande di statura? E di collana? A volte un po' di panza, anche, grande, a seconda della cena precedente, a volte. Allora, oggi è il secondo giorno di Vicenza Oro, tu sei qua a romperti le balle per il secondo giorno? No, io sono qui a cercare di scoprire da gente come te qualche news sulle novità, sulle tendenze e quant'altro. Ok, l'hai scoperta? E ancora non me la dici, quindi è un po' difficilotto. Però vedete, una persona simpatica la potete trovare a Vicenza, la prossima volta dovete venire anche voi, almeno lo conoscete. Ciao! Ciao! Vieni qua Michele, vieni qua anche tu. Dai. Dici qualcosa. Sei troppo vicino. No, dici, raccontaci qualcosa. Chi sei? Cosa fai? Almeno lo scopro anch'io. Sto scherzando. Michele Mengoli, giornalista, scrittore, giornalista per il direttore di Watch Insanity, scrittore di libri seri, non come pensa di tu. No, io donne, mi dissocio, non posso usare niente di tutta questa roba. Sul crimine, okay. Sì, l'ultimo libro è La Falange Armata, con il magistrato Giovanni Spinosa, è uscito per PM Mondadori, grande, buongiorno. Ciao Andrea. Quindi sono advisor. Vieni. No, beh, Andrea, buongiorno. Tutto a posto? Bene, te? Bene, bella conversazione. Hai visto? Di che state parlando? Del tuo ultimo libro. Però no, stiamo facendo un po' un giro di Vicenza. Andrea Fossi,
forse non solo uno dei più importanti dealer, ma anche un uomo meraviglioso. Un uomo, siamo ragazzi, un uomo. E direi lo stand forse più interessante che c'è qua. Non lo so, però bisogna abbiamo messo giù qualcosa, insomma. È un trionfo. Fate un bel giro, così sì, abbiamo finito di allestire adesso. Vuoi venire Bruno? Dai, dai Bruno! Vieni, vieni! Vediamo se ci stiamo. Vai, vieni, eccoci qua, siamo tutti oggi. Che scuderia! Vuoi venire Romy? Bella scuderia! Oggi di Andrea che sono una fama. Si spostano le sorti del pianeta. Venite a trovarci! Sì, sì, questo è l'allegro gruppo di Vicenza. Appuntamento a quando? Quindi anno prossimo? No, sì, gennaio. Gennaio? Sì, gennaio, dai. Saremo qua. Perfetto, bene. Adesso facciamo un giro allora. Che orologi ci presenti dei tuoi? Cosa ci può? Cosa preferisci portare? Qualcosa facciamo. Dai, vieni, andiamo. Oggi l'ho fatta un po' più carina. Oggi hai fatto i colori sopra. Fatto i colori, le pietre sotto. Sì. L'epoca sotto. Dai, e qua, oh, e qua c'è l'olio di quello. Qua però mi prendi, sì, qua mi prendi purtroppo. Qua mi prendi. Qua mi prendi proprio in castagna. Ho messo anche bello due dipendenti, due DB21. Bello, bello, bello. Il DB28 e il DB25. Beh, comunque vedere doppia baguette, Octopus. Zenith e Rolex. Movimento però... Zenith, Emerald e Rolex. Interessante, sì. Come spiegavo l'altro giorno, questo c'ha i contatori allineati. Allineati, e quello di Sassati. Esatto. Abbiamo ritrovato un amico stamattina. Sei contento? Ti piace Fiera? Molto, devo dire molto. Prima volta che vengo, molto, molto interessante. Bene, è arrivato ieri. Beh, presentati un attimo, se no ci siamo. Matteo Colonno, alloggiaio di Roma, grande amico di Andrea. Ci siamo conosciuti sui canali. Giacca mitica. E siamo qui a fare un giro, a conoscere nuove persone, a incontrare tanti amici. Bene, bene, bene. Cosa ti è piaciuto di più per adesso? Tanti pezzi, tanti orologi. Ieri siamo arrivati un pochino tardi, quindi non è che abbia avuto il tempo di vedere un po' tutto quanto, però molto interessante. Cose un po' fuori dal normale, fuori dal solito, dal consueto, meno male. Vediamo qualcosa di diverso. Infatti, tornerai? Sta piacendo la fiera in generale? Sì, sta piacendo. Dai. E poi vediamo la prossima edizione, volevamo organizzare qualcosa di carino. Vediamo un po' se ci riusciamo. Dai, speriamo di sì, sempre bello l'orologio. Dai, cos'è il polso? Io stamattina mi vada. Io piace lapis, Memovox lapis del 1969. Ok. Cosa particolare. Figo. Proseguiamo il format con un po' di persone nuove. Ragazzi, presentatevi. Ciao, Riccardo, piacere. Marco, piacere. Alessio, piacere mio. Super. Siete qua a Vicenza, ovviamente. Siamo al secondo giorno. Un po' di impressioni su questa fiera? Organizzata molto bene. Sì. Sicuramente incentrata, così come 50-40 anni fa, molto sui gioielli, di qualità, di pregio, ma ho visto anche degli orologi, sono appena arrivato, sono solo da un'oretta, quindi sono solo le prime impressioni. Per voi invece cosa noi dite? Noi invece da vicentini siamo felicissimi che stia sempre prendendo più piede questa fiera e di vedere sempre più persone, comunque influencer, blogger, che portano come infatti io voglio scappare, ma ho il cavalletto in mano, non posso. A noi fa super piacere. Tempo al tempo. Ottimo. E negli anni abbiamo visto proprio aumentare la gente, eccetera, che viene anche proprio alla Via Vintage, non solo alla Bene, sono contento, sono... Quello che c'è da dire è un piacere che attraverso personaggi come il tuo, parecchi giovani, magari 20 anni o anche qualcosa in meno, si stanno avvicinando sempre di più all'orologeria a 360 gradi, sulla base di quella che è la possibilità o quelle che saranno le future possibilità. E quindi questa è una cosa molto importante, e non solo sui classici marchi noti. Cioè abbiamo visto la crescita degli indipendenti e di figli, esatto. E anche marchi, diciamo, più piccoli, come posso dire Tissot, che con il PRX a quarzo automatico sta portando, diciamo, si sta piazzando su quella fascia. Bene ragazzi, siamo arrivati, stiamo tornando. Diteci qualcosa, presentatevi tutti. Ciao ragazzi, Marco e Marco. Ottimo. Da Bologna. Francesco. Marco da Bologna. Com'è arrivare in fiera da Bologna? Lontano? No, è un'oretta e mezza.
Un'oretta e mezza solo. Beh, effettivamente anch'io col treno sono passato a Bologna. Vi piace questa fiera? Bella. Abbastanza. Ottimo. Bene, 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 bene. Cosa avete al polso, se si può chiedere, se si può far vedere? Che te sei un po' la superstar di oggi. Esatto. Beh, direi, scusami. Abbiamo un Bulgari. Abbiamo un Octo scheletrato. Qua questa fotocamera non è il massimo della vita. Molto bello, molto bello, molto bello. Ti hanno fermato in tanti. Non però ne ho visti anche un po'. No, quindi, no? Vuol dire che la fiera è sicura. Ne ho visti anche un po' qua nei vari stand. Si vede che è un orologio che sta comunque riscuotendo un po' di stima, non solo di prezzo, ma proprio di interesse. La fiera vi piace? Un po' piccola? Commenti, critiche, apprezzamenti? Piccola, ma è bello il fatto che ci siano tanti orologi vintage, quando il nuovo, onestamente, per quanto mi riguarda, un po' noioso, stancato, un po' noioso. Quindi, pensate ci sia invece troppo nuovo tra i banchi? C'è qualcosa però. Allora, forse ci siamo talmente fermati sul vintage che non abbiamo dato un'occhiata sul nuovo. Se c'era il nuovo andavamo avanti, andavamo oltre. Ok, super. Sentatevi intanto. Vabbè, è un po' difficile. Edoardo Stumbo. No, presentatevi qua. Quando fai la foto, buongiorno a tutti. Guarda, mi ero adatto per fare questa cosa. Siamo qui a Vicenza. Cosa ne pensate? Un sacco di vintage, devo dire, un sacco di orologi, molti collezionisti. Ok. Si vedono veramente dei pezzi importanti. E siamo affascinati da tutti questi orologi, soprattutto questo bellissimo Blancpain che c'è qua sotto. Eccoci, bene, giorno 2 di Vicenza, ditemi qualcosa, come vi pare per adesso? Piaciuta? Il solito trionfo. Solito trionfo? Solito trionfo. Beh, presentatevi intanto. Michele Mengoli. Uno. Bruno Bergamaschi. Io sono tuo papà. Beh, esatto, ci sta. Tu mi sa che sei anche già nel video di ieri. Vi ha fatto un po' di cose. Quindi, beh, già giusto così. Tutti contenti? Fiera è venuta bene? Contenti. Si è mangiato, si è bevuto? Gli espositori sono contenti. I talk molti, edizione migliore di sempre. Bene, sono contento. Si mangia molto bene, tra l'altro. Ottimo, ottimo, ottimo. E adesso cosa facciamo? Un po' di talk? Andiamo a vedere orologi. So, I've been playing a tourist. Where are you from? Not Italy. Okay, great. And how was the fair for you? Yeah, it's nice. I've just arrived 2 minutes ago, so. great. You started with the good guys. Yeah, nice watches. It's nice to see some people that also speak English, you know. Actually, in this kind German, of fair. English, Italian. You know, yeah. And nice. Awesome. Thanks for being here then. Yeah, see you. It was a pleasure. Goodbye. Bye. Presentati. Matteo Gussago, Go Vintage. Bello. Piaciuta? Molto. Di dove sei? Brescia. Lungo viaggio, no? No. Un'ora e mezza. Vabbè, 2 ore a Milano, poi insomma direi non poco. Ah sì. Stand preferito? Coffee? Yes. Pezzo preferito dello stand? Uno Speedmaster particolare che non mi ricordo il modello, però forse quello scheletrato con i diamanti in esposizione. Tanta roba. Come hai scoperto la fiera? Con te. Era quello che speravo, era quello che speravo, grazie. Grazie mille. Siamo qua con Andrea Foffi. Buongiorno. Come è andata? Ah, abbastanza bene. Siamo molti più intriganti. Eh sì, anche più bazzicati. Sì. Insomma, abbiamo fatto una bella vetrina Omega. Sì, abbiamo fatto un po' di selezione tra Omega, varie marche. Qua abbiamo un po' di indipendenti. Eh sì, con piacere, che sono qua praticamente. E qualche altro bel segnatempo. Insomma, abbiamo il libro, abbiamo la scuola. Sì, tra l'altro abbiamo messo pure adesso il libro qua a Nizzelle. Non lo guardo. Bene, sei contento? Molto contento, tante interviste, tanta pubblicità. Hai visto? Speriamo insomma che no? Abbiamo buttato un po' le basi. Dai, ti rivediamo a gennaio? Sicuramente. Ottimo. E tu hai l'hai della fiera? L'orologio più bello che hai portato secondo te, piuttosto che la cosa che ti ha divertito di più? Anche diciamo la storia. Che l'oggetto, diciamo che l'angolo dei calzoni mi piace particolarmente. Okay. L'angoletto al lato, c'è cioè anche un movato tipo sin 3. Pure il calzone. Sì. Bello. E quello è l'angoletto che diciamo mi ha colpito di più vederlo tutto insieme. Dai. Però, ce ne sono diversi di angoli belli. Poi tu avrai fotografato giro, ecco. Assolutamente. Bene, dai, allora ci vediamo a gennaio intanto. Grazie.
Umberto. Guardi, Umberto Flocking. Che ne pensi di questa Vicenza? È una bellissima fiera, orologi di qualità sono visti. Solo qua sotto? Solo qua sotto. Non solo qua, però diciamo che la fiera può finire. Dobbiamo dargli un kit a casa? Dai, grande. Avete visto, ho preferito portarvi più persone che vi parlassero della fiera e di cosa hanno visto. Uscirà qualcosa, forse è già uscito quando vedrete questo video, su di Loggia Donna, e niente, insomma, si è fatto un po' di giro, ma meno di quanto volevo, però è sempre complicato. Bene, dai, seguiteci.